non è più vita quella di alzare il telefono, di non parlare, poter parlare liberamente, con il rischio che queste intercettazioni, che queste telefonate siano intercettate, di vederle apparire, anche se non hanno nessun risvolto penale sulla stampa o su internet. E credo che su questo tutti non possano che concordare. Vengano divulgate intercettazioni che non hanno, che non ha senso divulgare, perché non incidono in nessun modo, riguardano la privacy, toccano la privacy dei cittadini, senza avere pertinenza con l'azione giudiziaria in corso. Quindi questa è la nostra impostazione e sulla base della nostra impostazione siamo benissimo pronti a qualsiasi confronto. E anche uno straccione come quello ha il suo angelo custode.